Pace e gioia a tutti voi, fratelli e sorelle. In questa domenica, nel brano del Vangelo, il Signore Gesù ci parla dell'indissolubilità. Di solito quando noi ascoltiamo la parola del Signore, ecco, facilmente applichiamo la parola ad una categoria di persone. Per esempio, oggi ci viene facile, ascoltando questo brano di Vangelo, applicarlo a coloro che hanno celebrato il sacramento del matrimonio. Ma noi sappiamo che quando il Signore parla, parla a tutti, ecco, soprattutto nella celebrazione eucaristica, ecco, parla a tutti i presenti. Quindi oggi Gesù parla a me, parla a te, ecco, parla a ciascuno di noi. E lui ci parla della fedeltà. Ecco, si può amare e si può amare fedelmente, si può amare fino in fondo. Chi ama veramente è fedele. Non c'è amore se non c'è fedeltà. Ecco, non c'è amore lì dove si vive l'infedeltà. La fedeltà non è questione di belle parole, ma si traduce in azione. E la fedeltà si mostra soprattutto lì dove ci sono le difficoltà, lì dove ci sono i problemi della vita. Quindi bisogna affrontare quelle situazioni un po' difficili. Ecco, quando noi parliamo di fedeltà, parliamo della fedeltà al Signore, la fedeltà agli altri. Ecco, bisogna essere fedeli al Signore. Signore, e la nostra fedeltà è la risposta alla fedeltà di Dio verso di noi, col Signore che è fedele alla sua parola, ma anche la fedeltà verso gli altri. Pensiamo lì dove noi lavoriamo, nel mondo del lavoro, nel gruppo degli amici, nella nostra famiglia. Ecco, noi siamo chiamati a mostrare il nostro amore attraverso la fedeltà. L'amore non è questione di ciò che è lecito e ciò che non è lecito. Io non posso fare solo quello che mi dice, ad esempio, il codice, e lì dove il codice non dice niente, allora faccio quello che voglio, quello che desidero. Ma nel fare io devo pensare agli altri, devo pensare al Signore. Quindi faccio ciò che mi porta ad essere fedele, a mostrare il mio amore. Se noi facciamo solo quello che è lecito, allora noi rischiamo di fare anche una serie di cose lecite, ma non mettiamo amore, non c'è amore in quello che noi facciamo. L'amore va oltre a ciò che è lecito e ciò che non è lecito, va oltre la legge. L'amore va oltre al dovuto. Io devo fare questo e lo faccio e poi agisco liberamente in ciò che non mi è stato chiesto, che non mi è dovuto. Ecco, tutti siamo chiamati a relazioni di fedeltà. Ecco, la mia fedeltà mi porta ad accogliere gli altri, ad accogliere l'altro anche quando lui mostra la sua fragilità, mostra la sua debolezza, anche quando l'altro sbaglia, perché io lo accolgo perché appunto lo amo e la mia fedeltà verso il Signore io la mostro proprio accogliendo quella che è la sua volontà, anche quando a volte la volontà del Signore non è come desidero io, non è secondo i miei desideri. La fedeltà mi porta ad amare, dicevo, gli altri. Ecco, io devo amare l'altro non solo quando penso che se lo merita, ma lo devo amare sempre. Devo essere sempre fedele a questo amore, altrimenti io non sto amando e quindi sto vivendo la durezza del cuore. Leggendo questo brano di Vangelo, pensavo alla Vergine Maria, con la Vergine fedele, perché siamo nel mese di ottobre, con la prima domenica di ottobre, ed è il mese dedicato dalla pietà popolare alla Madonna. E oggi proprio la Chiesa ci invita a recitare tutti insieme la supplica alla Madonna del Rosario. Quindi volevo leggervi una parte di un'omelia che Giovanni Paolo II, all'inizio del suo pontificato, ha fatto a
Guadalupe, dove proprio parlava della fedeltà di Maria, delle dimensioni della fedeltà. Quindi leggo insieme a voi quanto San Giovanni Paolo II ci dice. Fra tutti i titoli attribuiti alla Vergine, durante i secoli, dall'amore filiale dei cristiani, ve n'è uno di significato molto profondo, Vergine fedele, la Virgo Fidelis. Che significano queste parole? Che significato ha questa fedeltà di Maria? Quali sono le dimensioni della fedeltà? La prima dimensione, dice Giovanni Paolo II, si chiama ricerca. Maria fu fedele anzitutto quando con amore si mise a cercare il senso profondo del disegno di Dio in lei e per il mondo. Come avverrà questo? Chiedeva Maria all'angelo nell'Annunciazione. Non ci sarà fedeltà se non ci sarà nella radice questa ardente, paziente e generosa ricerca. Se non si troverà nel cuore dell'uomo una domanda per la quale solo Dio offre risposta, dico meglio, per la quale solo Dio è la risposta. La seconda dimensione della fedeltà si chiama accoglienza, accettazione. Come avverrà questo? Sulle labbra di Maria si trasforma in un fiat. Avvenga di me secondo la tua volontà, secondo la tua parola. Che ciò avvenga, sono pronto, accetto. Questo è il momento cruciale della fedeltà, momento nel quale l'uomo percepisce che mai comprenderà totalmente il come, che ci sono nel disegno di Dio più zone di mistero che di evidenza, che l'uomo, per quanto si sforzi, mai riuscirà a capirlo totalmente. A questo punto l'uomo accetta il mistero, gli dà un luogo nel suo cuore, così come Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. È il momento nel quale l'uomo si abbandona al mistero, non con la rassegnazione, ma con la disponibilità di chi si apre per essere abitato da qualcosa, da qualcuno, più grande del proprio cuore. Giovanni Paolo II continua dicendo: la terza dimensione della fedeltà è la coerenza, vivere in accordo con quanto si crede, accettare piuttosto incomprensioni e persecuzioni, ma non permettere mai dissociazioni tra ciò che si vive e ciò che si crede. Questa è la coerenza. Qui si trova forse il nucleo più intimo della fedeltà. Continua dicendo: la quarta dimensione della fedeltà è la costanza. È facile essere coerente per un giorno o per alcuni giorni. È difficile e importante essere coerente per tutta la vita. È facile essere coerente nell'ora dell'entusiasmo. È difficile esserlo nell'ora della tribolazione. Perciò può chiamarsi fedeltà solo una coerenza che dura per tutta la lunghezza della vita. Il fiat di Maria nell'Annunciazione ritrova la sua pienezza nel fiat silenzioso che essa ripete ai piedi della croce. Essere fedele significa non tradire nelle tenebre ciò che si è accettato in pubblico. Queste sono le parole di Giovanni Paolo II che oggi vogliamo fare nostre, che vogliamo chiedere al Signore il dono della fedeltà. Ecco, noi sappiamo le nostre debolezze, le nostre fragilità, le nostre miserie, ma proprio noi vogliamo dire al Signore che lo amiamo e quindi ci aiuti Lui ad essere fedeli a questo amore. Preghiamo. O Padre, nulla ci separi da Te. Non vogliamo che qualcosa sia nel nostro cuore senza che non sia immerso nel Tuo. Tutto quel che vuoi, noi lo vogliamo. Tutto quello che desideri, noi lo desideriamo. Dio nostro, Ti doniamo il nostro cuore e avvenga di noi secondo la Tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi, sulle vostre case, sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Pace e gioia a tutti voi e buona domenica. Ciao.